Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Il livello del mare sta crescendo rapidamente in tutto il mondo e con esso aumentano i pericoli rappresentati da madre natura. Mano a mano che i livelli degli oceani salgono, aumenta la portata degli tsunami e le tempeste tropicali vengono amplificate. L'oceano è la memoria a lungo termine del clima, del sistema meteorologico. Quindi se vogliamo capire i cambiamenti climatici nel corso dei mesi e delle stagioni, abbiamo bisogno di studiare l'oceano assieme all'atmosfera. Il mare può apparire calmo, ma il suo livello sta salendo in media di 3 mm l'anno. Per 3.000 anni il livello del mare è rimasto relativamente stabile. Poi, con le osservazioni mareografiche, si è visto che alla fine del XIX secolo il livello del mare ha cominciato a salire. E si pensa che questo aumento recente sia legato al surriscaldamento climatico globale. Annick Aznav è uno dei 2.500 scienziati che hanno partecipato alla stesura del rapporto dell'IPCC, il Comitato Intergovernativo sul Mutamento Climatico, pubblicato nel 2007. Per la raccolta di questi dati sull'aumento globale dei livelli degli oceani sono stati fondamentali i rilevamenti dei satelliti. Gli oceani, come sapete, rappresentano il 70% della superficie terrestre. È chiaro che il satellite è uno strumento insostituibile per monitorare l'oceano in modo globale e continuativo a lungo termine. 3. Main engine start, 2, 1, and lift off of the Delta 2 with Jason 2. L'ultimo dei satelliti dedicati all'osservazione dei livelli del mare è Jason 2, realizzato in cooperazione da agenzie europee e statunitensi. Da un'orbita di 1300 km sopra la Terra, sta misurando costantemente la topografia degli oceani, monitorando l'altezza del mare e la sua estensione. Fornisce un quadro globale, passando sopra lo stesso luogo ogni 10 giorni. Il radar di Jason 2 per misurare l'altimetria è molto preciso, con un'approssimazione di soli 34 mm. Ma come funziona esattamente? È relativamente semplice. È un radar che invia un impulso alla superficie del mare, che lo riflette e lo rimanda verso l'antenna del satellite. Quindi, misurando con grande precisione il tempo di andata e ritorno di questo impulso, si conosce la distanza fra il satellite e il mare. Certamente, per ottenere una precisione al centimetro, bisogna fare la media fra milioni di misurazioni. La singola misurazione non ha questa precisione, ma calcoliamo la media fra moltissime misurazioni. Queste misurazioni arrivano a terra in un luogo che si trova a centinaia di chilometri di distanza dal mare. Il quartier generale di Jason 2 sulla Terra, costruito appositamente, si trova sulla cima di una montagna vicino a Francoforte, in Germania. Il satellite appare all'orizzonte e noi abbiamo già orientato le antenne verso di lui per poter ricevere subito il suo segnale. Quando il satellite sale all'orizzonte, il segnale si intensifica. I nostri apparecchi riceventi si mettono in posizione e possiamo quindi ricevere i dati. Non abbiamo molto tempo per riceverli, solo 10 o 15 minuti a ogni passaggio del satellite, e durante questo tempo tutti i dati devono essere registrati qui. L'altimetria satellitare è una tecnica relativamente recente e i dati riguardano solo gli ultimi 15 anni. Il pioniere tra questi satelliti è stato Topex Poseidon, lanciato nel 1992. Ha dimostrato che la misurazione altimetrica di precisione dallo spazio è uno strumento efficace per lo studio delle dinamiche degli oceani. Nel 2001 è stato lanciato il suo successore, Jason 1. I satelliti Jason viaggeranno ora insieme per un certo periodo per assicurare la transizione. Continuità e accuratezza sono essenziali per prevedere le condizioni meteorologiche e capire perché il livello dei mari sta salendo.
Il cambiamento del livello medio degli oceani è dovuto a due fattori. Innanzitutto, l'espansione termica dell'oceano, perché quando l'oceano si riscalda, si espande. E poi l'aggiunta di acqua dolce, che proviene dalle calotte polari, dallo scioglimento dei ghiacciai e dai fiumi. Sia l'acqua dolce sia l'espansione termica sono responsabili di circa il 50% della crescita del livello dell'oceano. Ma Jason 1 ha evidenziato che il mare sta salendo più velocemente in alcune aree che in altre. Vi mostrerò questa mappa che indica le variazioni di velocità del livello del mare misurate da Topex Poseidon e poi da Jason 1 dal 1993. I colori rappresentano la crescita espressa in millimetri l'anno. Più si va dal giallo al rosso, più il mare sale velocemente. Mentre quando il colore è blu, vuol dire che il mare si abbassa. E cosa vediamo su questa mappa? Vediamo che negli ultimi 15 anni il livello del mare è salito molto più in fretta della velocità media, che è di 3 mm l'anno. Qui ha raggiunto una velocità di 15-20 mm l'anno. E anche qui nell'oceano australe, o qui per esempio nel mare Egeo. Perché l'oceano dovrebbe salire di più in una zona che in un'altra? Oggi sappiamo che queste variazioni locali dipendono dal fatto che l'oceano non si riscalda in modo uniforme. Si pensa che siano legate alla maniera in cui la circolazione oceanica trasporta il calore da una zona all'altra o anche in profondità, ma stiamo lavorando sulla questione e non sappiamo perché ci siano le dinamiche che osserviamo. Jason non lavora da solo. Missioni complementari sono organizzate dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per monitorare i livelli di salinità dell'oceano e il campo gravitazionale della Terra. Abbiamo misurato l'atmosfera per 150 anni con un metodo consolidato, ma a misurare davvero lo stato degli oceani con un sistema globale abbiamo cominciato solo 20 anni fa. Quindi è chiaro che la nostra comprensione degli oceani è molto meno sviluppata della comprensione dell'atmosfera. Ciò che possiamo dire è che se anche il riscaldamento globale si fermasse oggi, il calore che è già stato immagazzinato negli oceani nel corso degli ultimi decenni continuerebbe a far salire il livello del mare, a causa dell'espansione termica degli oceani, che proseguirà per decenni, anzi, per vari secoli. I satelliti sono uno strumento indispensabile per misurare questo aumento e ci aiutano a prepararci agli effetti dei cambiamenti del clima.